Un momento drammatico per l'intero settore alberghiero e situazione critica anche a Fiuggi. Le festività di Pasqua infatti potevano rappresentare l'inizio della bella stagione, tanto amata da visitatori e turisti. L'emergenza coronavirus ha però purtroppo cambiato in corsa programmi e previsioni. Questa sciagurata pandemia, non a Fiuggi, ma voglio dire in tutto il mondo, che costringe tutte le attività commerciali, non da ultimo le alberghiere, alla chiusura totale. Fiuggi già da tempo soffriva della crisi sistemica proprio del settore delle località termali e per cui eravamo già in grossa difficoltà prima che accadesse la sciagura. Tant'è che ci eravamo rivolti alla Regione Lazio perché ci dessero delle provvidenze, degli aiuti per poter quantomeno sopravvivere ed andare avanti, in quanto Fiuggi, che è il secondo ricettivo del Lazio dopo Roma, non può essere abbandonata e dimenticata a se stessa. Oggi accade che questa pandemia, nella prossimità di Pasqua, ci costringe ancora a tenere le aziende chiuse. E le aziende purtroppo sono ancora più in sofferenza perché Pasqua avrebbe potuto rappresentare agli albergatori, ai commercianti, la possibilità di poter pagare tutte quelle che sono le tasse, tutti quelli che sono i tributi locali, vale a dire IMU, ICI e quant'altro, che necessariamente devono essere spostati a questo punto non a 2 mesi o 3 mesi. Perché se avremo la possibilità di riaprire, spero, quantomeno tra luglio e agosto, gli alberghi non avranno incassato niente, per cui è inutile che lo Stato ci sia a chiedere soldi o gli enti locali ci siano a chiedere i tributi perché nessuno è incassato. Per limitare la crisi dell'intero settore, dovrà per forza di cose arrivare un supporto dallo Stato. Quindi ci auguriamo che lo Stato e gli enti preposti differiscano almeno al 2021 tutti i pagamenti, tanto da poterci consentire quindi di avere quel cash flow, quelle provvidenze che pare, e ancora non si è capito bene, dovrebbero arrivarci dallo Stato, come attraverso le banche, attraverso le istruttorie, attraverso le lungaggini, attraverso la burocrazia che certo non ci lascia ben sperare. Pasqua, ripeto, è stata per noi una mazzata importante che finisce di sdraiare proprio l'intero comparto. Ma a questo punto che cosa dobbiamo fare? Non possiamo piangerci addosso, ma dobbiamo necessariamente ripartire, saper ripartire. E Fiuggi l'ha sempre saputo fare e gli albergatori di Fiuggi lo hanno sempre dimostrato.